Bisogna riprendere un filo di discorso anche nel calcio per quello che riguarda, diciamo così, legalità, rispetto delle regole e anche messaggi positivi. Beh, il calcio riflette molto quello che sta avvenendo anche nel contesto più vasto della società. Oggi si vive l'angoscia del futuro nel mondo dei giovani, la prima generazione che non ha grandi prospettive perché la mancanza di lavoro crea fatica, sofferenza. In Italia abbiamo 10 milioni di persone che hanno la povertà relativa e 6 milioni che hanno la povertà assoluta. Abbiamo milioni di persone che sono alla caccia di un lavoro o vivono forme di grande precariato. C'è un momento di grande fatica, di grande sofferenza. E in tutto questo quadro cresce delle forme di rabbia, di violenza, di semplificazioni. I cattivi esempi poi inaspriscono gli animi della gente. Ecco allora che è un contesto più generale che dobbiamo riflettere. Certamente dobbiamo recuperare un senso di responsabilità da parte di tutti. Ma il cambiamento credo ha bisogno nel nostro paese di un'autoriforma. E perché la prima riforma da fare è una riforma delle nostre coscienze, la riforma di ciascuno di noi che deve mettersi in gioco e risveglio delle nostre coscienze. Partendo anche dai bambini, allora, perché Don Luigi, vedevamo le immagini del torneo Oltre le Regole con i bambini che giocavano praticamente questa partita proprio a Bologna, immagini che stiamo vedendo e che insomma sono probabilmente quello da cui bisogna ripartire. Volevo far vedere a Don Luigi Ciotti e anche ai nostri telespettatori un servizio che ci parla di una squadra, i Liberi Nantes, che hanno trovato nel calcio la possibilità di integrare, perché è una squadra formata da tutti immigrati che insomma sono in Italia e che superando distinzioni di razza, di religione, trovano nel calcio la possibilità di stare insieme. Vediamo il servizio di Luca Cardinali. Karim, Diubate, Singatem, Liberi Nantes è un'associazione affiliata alla UISP e da 7 anni una squadra di calcio di terza categoria, composta da richiedenti asilo e rifugiati politici. Una rosa larghissima, più di quella del Real Madrid o del Parma, ma che cambia continuamente. Ogni anno abbiamo calcolato così approssimativamente che giocano con noi circa 200 ragazzi. Chiaramente abbiamo una panchina lunga perché durante l'anno ci sono degli avvicendamenti. Chi fortunatamente riesce a ottenere questo benedetto status spesso o cambia città per lavoro o comincia a lavorare e quindi non può più venire a giocare con noi. Unica società al mondo che, guardando in faccia i propri tesserati, saprebbe disegnare meglio della Farnesina i flussi migratori da e per l'Italia. Abbiamo avuto il periodo degli afghani, dei somali, quest'anno abbiamo molti gambiani e molti ragazzi dal Mali, chiaramente ancora continua l'arrivo dalla Libia. Se il pallone è un linguaggio universale, lo spogliatoio è una babele che vale come riscaldamento. Quante lingue parli? Io provo a parlarne tre, cioè l'italiano, o più o meno quello, il siciliano, l'inglese e il francese. Noi riusciamo, abbiamo la pretesa di dire che riusciamo a strappargli un sorriso spesso giocando, quindi non pensano alle loro problematiche, spesso sono complesse. C'è anche uno straniero, cromaticamente parlando, ed è un genovese. Oggi si va in casa dei primi in classifica della Neo Horizon, quartiere San Basilio di Roma. Temibile Ballo Abdouli, soprattutto su punizione. Il Neo Horizon colpisce su calcio d'angolo con il neo entrato Corica, che sfrutta la difesa a presepe della Liberi Nantes. La reazione è veemente, con Fatti Fodei prima e con una conclusione di Fabrice Zorò che sfiora la traversa. O quasi. Finisce 1-0 per i padroni di casa. Per continuare all'iniziativa si può contribuire, come scritto nel sito www.liberinantes.org. Ogni centesimo, sia chiaro, sarà impiegato nel lavaggio delle maglie. Don Luigi, insomma, questa è un'iniziativa da sottolineare in maniera estremamente positiva, no? Ma è molto bella, molto bella. Devo dire che ieri tra le 200.000 persone che camminavano e attraversavano Bologna, non dimentichiamo che Libera è un coordinamento di associazioni a cui appartengono proprio la UISP, il Centro Sportivo Italiano, l'Acqui Sport, perché nell'impegno per la legalità, nel contrasto alle varie forme di violenza e di criminalità, il mondo sportivo c'è e in Libera ha una presenza molto forte e molto viva. E allora 30 secondi anche a Giuseppe Lavenia con un suo ospite per darci il finale, anzi non è finita, vedo che state ancora giocando anche lì, prego, prego Giuseppe.
Sì, gli studenti continuano a giocare, partita tra l'altro accesissima con Isabella De Grumo dello WISP di Genova, perché da questo torneo, dal torneo del lavoratore, non ci si ritira nemmeno se l'azienda chiude, se i lavoratori perdono il lavoro, e voi avete anche delle esperienze che poi a distanza di tempo, per fortuna, quegli stessi operai hanno trovato un altro lavoro. È vero, tanto che anche in questo periodo di crisi abbiamo 30 squadre iscritte al campionato. Segno che i valori del lavoro e dello sport sono valori che tuttora reggono molto, e meno male sia così. Grazie, grazie allo WISP, Enrico. Grazie, grazie a Giuseppe Lavenia. A Genova, dove ci sono due ospiti con Giuseppe Lavenia, poi torno a Roma da Simona Rolandi. Prego, prego. Prego. Perché non ci sono distinzioni. Intanto una partita via l'altra, perché alle nostre spalle ne è subito cominciato un'altra, campionato studentesco giovanile, quindi appena finita una, gli spogliatoi per chi ha concluso, e in campo subito altre due squadre. Ma in campo non ci sono differenze per le squadre nel torneo del lavoratore. Da una parte un manutentore, De Lucchi, che ha giocato e fa il portiere, dall'altra invece un quadro dirigente, Bruschi. Avete perso, ma questa partita vi ha consentito anche una volta in più un confronto con gli altri. Vi è capitato di giocare anche con chi il lavoro non ce l'ha più? Sì, sono occasioni queste che, diciamo, che in campo entra anche un po' la solidarietà tra colleghi. E noi fortunatamente facciamo parte di una realtà importante, e però sappiamo cosa vuol dire poi, insomma, quando si perde il lavoro, tutti i problemi, e questi sono momenti nei quali insomma, poter passare un paio d'ore così, divertendosi in allegria, senza magari pensare troppo ai problemi. Giuseppe, lei è un ingegnere e Giuseppe, un quadro dirigente. Sì. No, volevo chiedere al tuo interlocutore cosa pensano loro della vicenda del Parma, perché anche a Parma vanno in campo dei super professionisti, peraltro pagati in maniera ben diversa rispetto a quello che guadagna un operaio dell'Ansaldo, però che in questo momento stanno andando in campo senza percepire nulla. Che ne pensate voi di questa vicenda? Rapidamente, non so a chi dei due di voi rivolgere. Domanda da studio: cosa pensate della vicenda Parma, dei calciatori che vanno in campo pur senza uno stipendio? Diciamo che nella loro realtà comunque vivono un piccolo dramma, tra virgolette, anche se, insomma, parlare di dramma così tra nei calciatori magari è una parola un po' forte, però comunque è un problema, e da parte nostra solidarietà soprattutto ai dipendenti del Parma Calcio, che sono forse loro le vere vittime di assolutamente questo. Assolutamente. Di drammi purtroppo ogni domenica ne incontrate? Di drammi ogni domenica? Di gente che ha perso il lavoro? Sicuramente sì, insomma, ogni domenica, però come dicevi prima giustamente, nello spogliatoio si è tutto uguale, dai operai, impiegati, quadri, chi non ha lavoro, chi non ce l'ha, quindi è un momento, il lavoro fa parte della vita, le passioni fanno parte della vita, e quindi il calcio è una passione. Enrico, fermiamoci un attimo, perché in questo torneo del lavoratore organizzato da lui... Sì, siamo a Cornigliano, il quartiere operaio di Genova, e questo è davvero il calcio operaio, perché quelli che vediamo con i completi delle due squadre sono in effetti degli operai. Da una parte i dipendenti dell'Ansaldo Energia, dall'altra la squadra della Sori, e la partita di cartello di quello che è chiamato il torneo del lavoratore, che a Genova si gioca da circa 40 anni, riunisce le aziende, le fabbriche di questa zona, e i dipendenti dal lunedì al sabato lavorano in fabbrica o in ufficio, la domenica dirigenti, operai si trovano qui, ed è un torneo che rappresenta e fotografa bene la realtà italiana in questo periodo, fatta anche di crisi occupazionali. Oggi ci sono dei dipendenti che lavorano e guadagnano, e in altre partite ci sono coloro che hanno perso anche il posto di lavoro, e quindi il calcio diventa una metafora, quasi un riscatto sociale. Tutti hanno a che fare con le fabbriche di questa zona, tranne uno, se riusciamo con la telecamera. Lo stiamo vedendo, una sta avvicinandosi verso il portiere avversario e rischiava anche di metterla dentro, ancora in aria. Quel numero 7 è uno che il pallone lo ha giocato non solo in questi campi, ma anche in campi più importanti, perché Marco Nappi, l'ex attaccante del Genoa. Guarda, ti faccio parlare con Nappi, che insomma ha un passato genovano importante. Prego,
Nappi, abbiamo visto un gol straordinario. La sta sentendo Gasperini, diglielo. Il gol della vittoria, il raddoppio, esatto, con cui il Sori, squadra in cui gioca Marco Nappi, adesso ha colto una vittoria che le consente anche di guardare al vertice della classifica. Tornerebbe a giocare nel Genoa? Faccio un annuncio, ne approfitto, c'è anche il mister. Appunto. Se qualcuno ha bisogno di un attaccante rapido, veloce, sono disponibile. Anni? 49 a maggio. Però ancora il gol c'è. Sto bene ancora. L'importante è la vita sana. Questi giocatori adesso con tutta i capelli di qua di là, discoteche, per fare il calciatore ci vogliono sacrifici e bisogna rinunciare veramente a tanto. Sentiamo che cosa gli dice noi, Enrico. No, voglio fargli sentire Gasperini, non so se vuole fargli oltre ai complimenti anche, come dire, una proposta di lavoro, Giampiero. No, mi ha convinto, martedì alle 3 a Pegli, ti aspettiamo. Allenamenti in Mister, guarda che io vengo veramente. Vabbè. Lo so che Mister, lo io lo vengo so. Veramente. Guardate, sotto le telecamere di Stadio Spinelli sta concludendo un contratto, va bene, siamo molto contenti di questo incontro. No, quello devi parlare con Preziosi, no. Non con me. Appunto, devi parlare con Preziosi, è un po' più complicata la cosa. A Bologna, Don Luigi Ciotti, che non so, essendo torinese, se ha simpatie calcistiche, se ha simpatie juventine, glielo chiedo, perché insomma... Beh sì, da piccolo, mia sorella Bartoli di Torino, io Coppi Juventus. Senta, ma Don Luigi, stiamo vedendo che stanno giocando per esempio a Genova operai che sono in cassa integrazione, che hanno una serie di problematiche gravi e ritrovano nel calcio passione, entusiasmo domenicalmente che li fa in qualche modo anche distogliere dai loro problemi. L'ha seguita un po' la vicenda Parma, che è una di quelle vicende che fanno discutere perché coinvolgono un po' tutto, anche questioni, diciamo così, di infiltrazioni nel mondo del calcio, diciamo così, malavitose. Adesso la presunzione di innocenza vale per tutti, però insomma il presidente Manenti è finito in carcere con l'accusa di far parte di un gruppo che attraverso carte di credito clonate voleva trovare le provviste per acquistare questa squadra. Secondo lei sono state fatte tutte quelle che erano le misure per controllare questo tipo di discorso? Beh, se capitano queste cose, non è la prima volta, vuol dire che tutte le misure non vengono attuate nel nostro paese. Rispetto al Parma, so quello che ho letto anch'io dai giornali, sinceramente mi dispiace per quella città, per i tifosi, per gli appassionati, mi dispiace anche per il mondo dello sport, perché non può essere inquinato da questi meccanismi, fanno soffrire, ecco. Dopodiché mi auguro che si possa trovare nel mondo dello sport anche lì i paletti necessari perché non si ripetino queste storie, questi percorsi. Penso al problema del doping, penso al problema di varie forme di corruzione, penso a forme di illegalità che abbiamo trovato nel percorso di questi anni. Qualche regola in più credo che bisogna pure metterla anche nel mondo dello sport. Tra l'altro ne parlammo qualche settimana fa al processo di lunedì con il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, e questi problemi, queste difficoltà, questa necessità di dover in qualche modo controllare di più tutti i fenomeni fu sollevata anche in quella situazione. E torniamo subito a Bologna, come abbiamo chiesto a Don Ciotti per quale squadra fa il tifo e ci ha rivelato che insomma è juventino, direi moderato ma juventino, volevo sentire anche da Giovanni Gabriele, se ha una squadra del cuore per cui tiene. Io sono interista. Ecco, ma allora... voglio precisare, Dodò era juventino. Ecco, tra l'altro a giugno ci sarà il compleanno di Dodò e avrebbe compiuto, mi pare, 17 anni, no? Giovanni, c'è una manifestazione importante. Il compleanno è il 17 ottobre. Ottobre. Lo facciamo ogni anno, lo facciamo in una scuola, quest'anno l'anno scorso l'abbiamo fatto in un teatro, abbiamo invitato anche scuole di fuori per portare insieme a Buon Compleanno Dodò altre storie, perché bisogna parlare di tutte le storie delle vittime di mafia. Assolutamente. L'anno scorso abbiamo portato la storia all'Istituto Tropea, ho portato la storia di Nicolas Grigni, poi c'è stato un auto, la storia di... ragazzo Caputo e poi altre storie. Eh sì, e ieri tra l'altro a Bologna in 200.000 hanno partecipato al corteo promosso da Libera proprio per non far perdere la memoria di queste tragedie, di queste vittime di mafia. Torno però con Don Ciotti anche al discorso del calcio, mentre stiamo vedendo le immagini appunto di questo grande, enorme corteo che si è vissuto a Bologna. Domani, Don Luigi, potrebbe essere scritta la parola fine riguardo a uno scandalo che ha sconvolto il calcio italiano, quello di
di Calciopoli. Domani c'è la Cassazione e potrebbero essere scritte, diciamo così, le sentenze definitive, anche se su tutto aleggia con ogni probabilità il discorso della prescrizione. Ecco, se tutto fosse prescritto, buona parte delle cose fossero prescritte, dal punto di vista etico come se ne esce, secondo lei? Beh, purtroppo il problema della prescrizione è un problema che deve essere affrontato, perché c'è troppa gente che resta impunita. Non è che noi godiamo che la gente venga punita, però di segnali di chiarezza, di trasparenza, se no vincono sempre i furbi, perché intanto così si guadagna sempre tempo, intanto poi si va in prescrizione. Io devo dire che la eliminerei del tutto la prescrizione, perché chi ha sbagliato deve rispondere, e poi solo così si può fermare questa deriva di illegalità, di corruzione, di presenza criminale e mafiosa, di una criminalità economica, dei furbi nel nostro paese. Ci vuole più chiarezza, più determinazione, forse meno leggi e più legge. E poi, per carità, nessuno vuole mettere in croce le persone, bisogna dare a tutti la possibilità di dimostrare la propria verità, però dei punti fermi ci vogliono in tutti i contesti, anche nel mondo dello sport. Eh sì, assolutamente. Allora...